Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi sono qui con un video informativo sulla demo di FIFA 17. Infatti sembra che ci siano già notizie ufficiali, nonostante manchi davvero molto all'uscita di questo FIFA 17. Sembra che la demo dovrebbe uscire tra l'8 e il 10 di questo settembre e non si sa ancora bene ci sono la data, visto che la EA potrebbe rilasciare la demo giocabile di FIFA 17 prima o dopo in base alla console, e quindi potrebbe uscire prima per Xbox One o prima per PS4 o prima per PC. Bisognerà un po' vedere. Cosa c'è da dire su questa demo di FIFA 17? Che sarà davvero molto corposa. Infatti ci sono tantissime squadre, sia squadre maschili che femminili, e ci sarà anche una nuova modalità che sembra essere una versione simile a Food Draft ma molto differente, che ci saranno sicuramente novità più avanti. Cosa possiamo notare subito di questa demo di FIFA 17? Che ci sono ben due squadre italiane, che sono la Juventus e la Roma. Questo ci può far capire due cose: che probabilmente una cover stars che sarà presente nella versione di FIFA 17 italiana sarà o Dybala o un giocatore della Roma, che io penso possa essere Florenzi, ma queste sono mie supposizioni. Andiamo dunque ad elencare le squadre nella loro completezza, quindi possiamo partire da quelle maschili con l'Ajax, l'Arsenal, il Barcellona, il Benfica, il Borussia Dortmund, la Juventus, il Leicester City, il Paris Saint-Germain, il Real Madrid e la Roma. Mentre per quanto riguarda le squadre femminili abbiamo 4 club, tra cui l'Arsenal, il Liverpool e l'Orlando. Ci potrebbero essere 3 stadi, tra cui magari il Santiago Bernabéu o lo stadio della Juve e della Roma, ma non si sa ancora. Quindi ragazzi, questa demo potete giocarla sia su PlayStation 4 che su Xbox One, su PC, ma anche su Xbox 360 e PlayStation 3. Detto questo, io come al solito spero questo mio velocissimo video sulla demo di FIFA 17 vi sia stato utile. Lasciate un like. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.